Francesca e benvenuta su Spettacolo News. Intanto come stai? E poi, insomma, tante novità per il tuo personaggio quest'anno, sarai stabilmente la capocommessa, quindi come ti senti a interpretare questo ruolo? Beh, diciamo che sono diventata un'autorità, quindi questo mi rende molto... All'inizio sarò un po' un sergente, però poi con il tempo vedrò un po' di ammorbidirmi, ecco, però mi diverto molto in questo ruolo, soprattutto nell'essere così dura e trattare male le mie sottoposte, le mie veneri. Riuscirai, Irene, a scindere quella che è l'amicizia da quello che è il lavoro, insomma, con le sue colleghe? Sì, sicuramente, alla fine Irene è un personaggio che comunque sembra antipatica, può sembrare all'inizio cattiva, cinica, però... Abbiamo visto negli anni che riesce a essere molto dolce, soprattutto è un'amica proprio leale e fidata. Senti, e ti piace anche dopo tanti anni, quindi è un po' consolidato questo personaggio, interpretare appunto un personaggio un po' non cattivo, però forse ostico, cinico, oppure insomma preferiresti fare la buona? No, in realtà mi piace molto interpretare il mio personaggio perché è un personaggio che è in continua evoluzione e quindi se all'inizio ero molto, magari appena sono arrivata ero cattiva, ero cinica, con gli anni ha questa evoluzione per cui non è mai la stessa e penso che sia la cosa più interessante del mio personaggio, che alla fine pian piano si arricchisce di tanti elementi, soprattutto elementi come l'ironia, l'autoironia, e quindi questo è molto importante, per questo non mi stanco di interpretarlo. Te lo aspettavi quando hai iniziato, che forse sei l'unica rimasta delle vene storiche, credo, di arrivare a diventare addirittura capocommessa? Sinceramente non me l'aspettavo perché, esatto, io alla fine sono rimasta l'unica, è vero, di veneri, sì, sono l'unica e non mi aspettavo assolutamente che sarei diventata la capocommessa. Per me è stata una crescita, per questo è stata una crescita molto... Molto importante, sì. Senti, abbiamo lasciato Irene con Alfredo. Come va? Non so se ci puoi anticipare qualcosa. Beh, con Alfredo va bene, comunque questo amore molto, molto forte, quindi abbiamo lasciati che stavano insieme e li ritroveremo, insomma, ecco, che sono sempre molto innamorati, però ovviamente... La storia, non so ancora in che direzione andrà, però vivremo delle difficoltà con Alfredo, difficoltà anche di vedute, di punti di vista. Io alla fine ho sempre voluto il milionario e Alfredo magari è il ragazzo che io non mi immaginavo e quindi vedremo cosa vincerà, se l'amore è vero oppure se il mio sogno e le mie aspettative di vita. Bene, allora complimenti per questa crescita personale e lavorativa in questi anni e in bocca al lupo. Grazie, grazie, crepi.